Oggi ospitiamo a Talent Music Italia l'artista Geico. Ciao, come stai? Ciao, ciao a tutti, bene, grazie. Geico, tra un po', prima di parlare di quello che è attualmente il brano che stai promozionando, dobbiamo parlare di quello che è stato il tuo passato e di come ti sei appassionato a questo genere musicale. Però per prima cosa vorrei sapere questo nome d'arte, Geico, da dove viene fuori? Un nomignolo che mi hanno dato gli amici così in giro nel mio paese, dato una mia vecchia, anche attuale passione per Michael Jackson, e poi io ho cambiato le lettere del nome d'arte per non essere troppo ravvicinato a lui e me lo sono portato avanti. Parliamo del tuo passato. Da quanto tempo hai deciso di dedicarti alla musica? Ma io prima di iniziare a cantare ho iniziato a scrivere canzoni. A una ventina d'anni, con una chitarra che la mia ragazza mi ha regalato, ho iniziato a suonare così, a imparare a suonare da autodidatta, ho iniziato a scrivere i primi brani, i primi testi. E poi, niente, volevo dare i brani a qualcuno, però alla fine ho pensato che nessuno meglio di me poteva interpretare le parole che scrivevo. Allora ho iniziato a prendere lezioni di canto e ho iniziato a cantare e a farmi conoscere. Ricordi qual è stata la tua prima canzone composta? Se non sbaglio, la prima canzone che ho scritto si chiamava Giorgia, che è il nome della mia ragazza, appunto, che ho dedicato la mia prima composizione a lei. È una canzone ovviamente ancora inedita. Sì, inedita. Sono tantissime quindi le canzoni che hai nel cassetto e che presto probabilmente tirerai fuori e pubblicherai se ne avrai Sì, l'opportunità, ovviamente. assolutamente. Ma c'è una Oh, canzone che ti sì. sta maggiormente a cuore tra tutte quelle scritte? Quasi tutti, perché le canzoni sono tutte come figlie, come dicono i grandi artisti. Comunque, quella che sto promozionando adesso è una che ho particolarmente a cuore. E tra un po' parliamo di questa canzone. Tu ti ispiri a quale cantante? Ma sicuramente dei cantautori italiani, ma soprattutto Vasco Rossi è quello che mi ispira di più. Le canzoni da te composte, a quale artista andrebbero bene? Sì, anche a artiste di sesso femminile, ecco, mi piace molto Noemi o Irene Grandi, o anche maschili, Fabrizio Moro, lo stesso Vasco. E arriviamo quindi a Maledetta Luna, questo è il titolo del tuo singolo, Sì. e parlamene un po'. Niente, Maledetta Luna parla un po' della mia vita musicale, ecco, una sera, facendo un giro di accordi, una notte anzi, un giro di accordi con la chitarra, con la finestra aperta, pensavo alla mia vita, alla musica. Alla musica, se gli davo troppa importanza, pensavo per me era così importante. E guardando la luna, pensavo magari mi desse un po' di fortuna alla luna, come dice un famoso detto. E così è nata la prima strofa della canzone, e così poi il resto è venuto tutto da solo. Per realizzare questa canzone, hai anche avuto il contributo di amici, ad esempio. Sì, altri musicisti, amici della mia zona con cui abbiamo arrangiato il pezzo, l'arrangiatore ufficiale, diciamo, si chiama Danilo Rossi, e poi sono entrati altri musicisti per realizzare l'arrangiamento completo. Non hai ancora realizzato un videoclip di questo brano? No, ancora no, perché non avendo un produttore o un manager, ancora mi sto guardando un po' intorno, ecco, però mi piacerebbe farlo molto presto. Hai già pensato a come poterlo realizzare, a una sceneggiatura possibile? Sì, qualche idea me la sono fatta, però me la tengo ancora nel cassetto. Non vuoi anticiparmi nulla, ma di questo No. videoclip scegliere, sempre andando a pensare a quello che sarà il futuro, andresti a impersonare il protagonista oppure accetteresti l'interpretazione di altri? Sì, mi farebbe piacere anche se qualcuno si prendesse l'onore e l'onere di interpretarmi, però mi piacerebbe essere io in prima persona. Guarda come sei bella lassù, maledetta luna. Maledetta tu, guarda e scendi un po' da lassù e prenditi cura un po' di me.
Bene, questo è il tuo singolo. Quale pubblico più si addice? Ma non c'è genere. Io penso, spero di piacere a tutti, a tutte le età, a tutti, sia uomini che donne, insomma. Non è che tendo a un pubblico in particolare. Mi devi dare qualche anticipazione di quello che sarà il tuo futuro. Ovviamente oggi stai andando avanti per far conoscere questa tua canzone. In futuro ci potrebbe essere la realizzazione di un album inserendo anche altre canzoni che hai lì nel cassetto. Hai già pensato a quali potrebbero essere questi brani da inserire e eventualmente a un titolo? Sì, ci ho pensato. Il titolo sinceramente ancora non lo so. Però sì, dei brani ce ne sono molti, perché ne ho scritto, ho quasi 100 brani tutti inediti ancora. E la scelta come verrà valutata per la selezione di questi brani? Ma ovviamente i brani di una scaletta devono essere tutti, di una tracklist devono essere tutti quanti legati come una storia. E quindi li sceglierò in base a questo. Quindi non in base al tuo gusto personale. Sì, inciderà anche il gusto personale, però certo devo sempre mantenere una certa storia, tra virgolette, che l'album che ti racconterà. Bene, ci stiamo avviando alla conclusione, però prima mi devi svelare il tuo sogno nel cassetto. Ah, il sogno nel cassetto ovviamente è quello di arrivare al cuore, non all'orecchio, dico sempre al cuore di un pubblico sempre maggiore, di continuare a farmi conoscere, di esibirmi, poi un giorno chissà, magari riempirò uno stadio come Vasco, però questo non si sa. Bene, abbiamo avuto con noi Geco, gli auguriamo un grosso in bocca al lupo e chissà, in futuro lo risentiremo per poter apprezzare e parlare di quelli che saranno stati i successi. Grazie a voi, grazie a voi.